Signore e signori, la star di Zelig, Checco Zalone! Checco Zalone! Grazie! Esiste! È vero! Io non ci credevo finché non ti vedevo, non ti vedessi, non ti avessi visto, non ci volevo credere. Posso fare una piccola premessa anche per il pubblico a casa? Io, quando mi hai fatto questo invito lunedì, sono iniziati una serie di stati di ansia, depressiva, di angoscia. Una settimana di merda ho passato. Perché per me essere in questa TV è... Cioè, non volevo accettare questo, è stata mia capisco. Madre che... Tua madre ti ha detto di venire? Sì, io quando ho delle crisi, dei dissidi interni mi rivolgo sempre a lei. Quando le ho fatto il tuo nome lei mi ha dato quell'input che poi mi ha portato ad essere... E adesso qui. Ci credi, quindi? Sì, lei mi ha detto... Cazzo, dare bene. L'ho capito che... Io sono abituato al pubblico di generalista. Ma cos'è questo rumore che stai facendo? Non lo so di cosa succede. Invece la TV di Micchia... il pubblico di Micchia, una televisione di Micchia mi è sempre capisco. Mancata. Vabbè, ma noi guarda, ci stiamo bene nella nostra TV di Micchia e siamo felici di averti qua. Ti guardiamo tutti i lunedì e quindi insomma benvenuto. Guarda, non è facile neanche per me, sai, per decidere che tipo di intervista farti. Io le ho viste su YouTube quelle che hai fatto. Hai qualche preferenza? Quella che hai fatto a Raul Bova. È lui. No, perché le altre non le ho capite. La sua memoria, quella di Raul. Sai che non mi ricordo. Allora, cosa... essere belli è un pregio, ma è difficile. Poi, quando ero piccolo... tenevo un cane, ma poi l'ho dovuto dare. Con mia moglie sto bene, l'altra è una storia così, una botta. George Clooney ha detto di me che sono bellissimo, pure lui è bello, ma non siamo ricchioni. Questo non l'ha detto, ma lo voleva dire. Poi sono stato in America a lavorare, ma mi hanno mandato a cagare. Finita l'intervista. Un'ora e mezza di intervista detta così. Va bene, allora insomma ti tratterò un po' da... No, trattimi bene, per piacere. No, anche perché la maestra mi devo conquistare il favore di tua madre, quindi ce la metterò tutta. Cominciamo con una domanda facile. Come mai ti chiami Checco Zalone? L'etimologia della parola vuol dire che cozzalone, cioè un gioco di parole che sta a significare cozzalone, vuol dire tamarro in lingua barese, quindi è un gioco di non lo capisce nessuno, però è abbastanza cacofonico e quindi ho deciso. E quindi tu sei di che tamarro praticamente, che tamarro, sì. Tamarro di cognome sì, e che di nome, sì. Okay. Perché invece il tuo vero nome è il nome Luca. Anzi tutto molto chic, Luca Medici, che sembra fiorentino invece è pugliese di Capurso. Cosa c'è? No, giusto? Perché... Capurso. Ho sbagliato l'accento. No, è giusto. Ho suonata sul sito, ho scoperto che la leggenda della fondazione di Capurso narra di un orso che si aggirava nella boscaglia razziando le colture di allevamenti, giusto? Sì. Non lo so. Ma non è questo il motivo per cui è famoso Capurso. Per cosa è famoso? La Madonna del Pozzo. Noi in Puglia abbiamo una serie di Madonne, c'è quella del Carmine, la Madonna delle Grazie, però la Madonna del Pozzo è quella che tira di più. E un sacco di peregrini arrivano ogni anno, si fa una festa anche in America. I capursesi trasferiti si fanno la festa della mia madre. Mi ha pregato di parlare dalla... No, ma prego, guarda, ma anche una mezz'oretta se vuoi. Fu nel 1705 che un monaco di Capurso... Ma è molto interessante, sì, ti prego, continua. Ma che audience sta a quest'ora? Dai, fammela dire la cosa. Questo qui era malato e andò in questo pozzo, trovò questo quadro miracoloso e quindi... Vabbè, passa avanti. Molto interessante. La taranta del centrodestra, caro mio. Sì. Guarda, non se ne esce. Credo che Mentana l'abbia fatta vedere 5 minuti fa, ma noi abbiamo il vero Checco Zalone. Quindi io non... Io speravo che tu venissi vestito, però. Ma è stato un... Poi, a parte gli scherzi, è anche imbarazzante per me, perché mi scrivono come se io sono il paladino della protesta contro il decreto che io non conosco. quindi sto...
siamo con te, hai fatto bene. Ma scusa, siete tutti di sinistra, Zelig, tu no. Ma io non ho ancora maturato una coscienza politica. E cosa aspetti? C'hai 35 anni? Quanti anni hai? È difficile per me maturare. No, voglio essere serio. Io non volevo fare, satira di destra. Cioè, volevo prendere in giro tutto quel movimento delle tarante, siccome ho visto che c'hanno questo... Ma io credevo che in Puglia la taranta fosse sacra. No. No. Per me no, ma è bella la taranta, è solo che è appannaggio di questo mondo della sinistra, tutti vestiti comunisti vanno. Allora per me era lo sfottò era andare vestito elegante. Poi però c'è la Gelmini che purtroppo c'ha quel nome che fa rima ancora. Cioè se l'andasse a cambiare l'anagrafe, perché sennò vediamo la taranta, va, ecco, forza. Dove sta scritto che la musica popolare è solo di sinistra? Sentite quanto è bella, uscite dalla finestra, arriva la tarantella del centrodestra. Evviva Berlusconi e Luca Vitalismo, le società per azioni, evviva l'ubunsumismo, evviva pure Maroni e l'ufederalismo, evviva la Carfagna, evviva la Fregna. Evviva Brunetta, persona come si deve, evviva tutti e sette, evviva Biancaneve, evviva la Russa che sa fare la difesa, e Matteoli che sa fare strade e viali, evviva Tremonti che sa fare bene i conti, e la Gelmini che sa fare i... vabbè, ma le ripeti pure le battute già dette. Allora, comunque tu sei l'autore di te stesso, cioè ti scrivi da solo i testi? Sì, fondamentalmente sì, mi faccio aiutare anche da qualcuno. Di recente ho iniziato a collaborare con Fabrizio. Ma Luca e Checco sono molto diversi o si assomigliano? Intanto Luca è laureato, che figure mi fai fare? Cioè sì, Checco sono... Zalone è laureato in legge, cioè no, è una cosa che devi nascondere perché... È stata mia madre. Me l'ha imposto. Mia madre e mia zia che tenevano, ma anche io tenevo a laurearmi, ho fatto questo percorso di studi che poi non mi è servito a niente, però è una soddisfazione. E cioè, come si arriva poi invece a Zelig, a quello che stai facendo? Zelig è stato un colpo di fortuna. Io mi sono laureato e avrei dovuto cominciare a fare la pratica legale, poi un provino in cui sono andato senza nessuna aspettativa, e proprio perché forse non c'avevo nessun timore, sono andato lì, ho mandato a cagare tutti quanti. Bello, ci piace questo, e mi hanno catapultato in questo mondo che mi ha portato anche qui. Penso stasera. Che quello soprattutto è importante. E quindi basta, tu hai lasciato la laurea alle ortiche. E la mamma cosa ha detto? Più la zia che teneva, commissario di polizia, che teneva che io facessi la carriera forense, facessi il magistrato. E tu invece hai fatto sto personaggio di Checco, che invece è proprio da un'altra parte, o sbaglio? Totalmente agli antipodi del ma forse è proprio quello che mi dà la forza di farlo, quasi una reazione, no, non è una vita di costrizione, non è che sia stato costretto a farlo, però molte... Però Checco è uno che rubacchia, che ha tutti gli amici in galera. Che è borderline, capito? Tutto questo mondo qui. E quanto ti piace Checco? Parecchio, secondo me. Sì, perché il modo di potersi esprimere senza freni, senza filtri. Ti faccio un esempio. Nello spettacolo che facevo 2 anni fa c'era la battuta più forte, quella che proprio si sentiva l'ovazione del pubblico. Non era una battuta dal punto di vista comico... forte, solo che la dice, cioè mi rivolgevo a una nota subrette del mondo dello spettacolo, apostrofandola con l'aggettivo, si può dire, zoccola, si può dire. Dai, è mezzanotte, credo. Sì. E c'era l'ovazione del pubblico, non mi sono mai preso una denuncia. No, non ho capito cosa le dicevi. Zoccola, si può dire. E non mi sono mai preso una denuncia, mai preso. Proprio perché però dicevi il nome di lei? Sì, dice qui non lo dico, anche se è vero. Se non mi prendo una denuncia. Se l'avessi detto da Luca sarebbe stato brutto, non avrebbe fatto ridere, mi sarebbe scorretto. Invece è il modo
per porsi alla quindi gente. Quindi che è quello scorretto che è in te? Lo scorretto che è in me. Sei convinto? Sì, cioè una, molte delle cose che dico le penso, sembra che dica, le dica per far ridere, ma in realtà le penso. Quindi tu vorresti essere un po' checco, invece sei Luca, vabbè. Sì, però sì. Secondo me, se vai avanti così... Senti, io non so cantare, però ti supplico, la chat della in cui tu sei Banana 33, me la fai fare anche se non c'è Vanessa che canta? Devo fare la parte di Fragola, vabbè, la spieghiamo al pubblico. Beh, ci sono due ragazzi che chattano, lui tenta di farsi lei. Vabbè, non la sminuire così la canzone, in realtà è una canzone che parla della crisi dei valori di questo secolo, dovuta proprio all'infiltrazione delle chat e del fatto che non ci sono più rapporti umani seri e romantici che si fotte. Allora, lui e lei. Ehi, sono Fragola 86, sono di Pompei, tu chi sei? Lui. Uè, sono Banana 33, ma 33 l'età non è, capisci a me? Vabbè, poi va avanti, poi. Diciamo solo come finisce. Finisce che lei gli dice: mandimi una foto, ce l'hai la DSL. Com'è, puoi star tranquillo, non c'ho manco la varigella. Ok, insomma, alla fine lei è un cesso. Questa è la. e lui torna da concettina. E lui torna sua. Da concettina. Ma è vero che da quando sei diventato famoso, donne da tutte le parti? Sì, vabbè, però bisogna anche riconoscere la così, chi è interessata al personaggio noto, da chi è invece solamente interessata al quindi sesso. Ti interessa? No, sono fidanzato regolarmente, c'ho la ragazza del sud, quella per bene, che sta a casa, che mi lava, mi fa i servizi. Tutto regolare. Tutto insomma, regolare. Ma, cioè quella che avrebbe checco. Sì, quella che tiene saldo il rapporto. Anche il fatto di portarla qui al nord, molti mi dicono perché non la porto, poi mi si emancipa qui. E non si perde tutto. Ma quindi è vero che tu vivi ancora a Bari e vieni solo a Capurso? Sì, ancora? Sì. E vieni solo lunedì per fare la trasmissione? Sì, lunedì vengo per le convention che faccio, le serate. Quelle. Ma scusa, perché non ti trasferisci? Madonna, non ti trovi bene? No, che non, è proprio, si respira quest'aria umida, l'idroscalo. Cioè a noi è più bello a noi. Capurso, diciamo. Si sta meglio. Sì, c'è l'ozio poetorum che tu fai un cazzo dalla mattina, è bello. No, Milano mi... E la fidanzata quindi a Capurso? Sì. Ciao Mariangelo, ciao Mariangelo. E lei non ti dice mai vengo anch'io, ti accompagno, presentami i tuoi amici di Zelig? Ma non si permetterebbe mai. A un uomo del sud non si risponde così. E quando tu fai quelle battute tremende sulle donne, tutte zoccole, con le cose, lei non fa una piega. No. Vabbè, cioè, sa che è la tua sa arte. Sa che è la mia arte. Chiamiamola arte. È un'arte. No, figurati. Dire zoccolo, devi dire bene al momento giusto, alla persona giusta. No, l'ho capito. Soprattutto. È una questione di tempi. E quel gesto che fai sempre quando entri in scena? L'ho fatto anche la Graptatio Pallorum. L'ho fatto quello anche... L'hai pensato a lungo? Quel gesto lì? Quello è artisticissimo. Mi chiedo infatti cosa ci sta dietro quel gesto, perché ho visto che lo fai sempre. È innanzitutto un po' di scaramanzia, ma poi un bigliettino da via, cioè io arrivo e vi faccio vedere chi sono attraverso quel... La grattatina, sì. E cosa simboleggia secondo te per Checco? Cosa vuol dire? La tracotanza, l'imporsi al pubblico, ecco, il provare piacere in questo ambiente patinato di persone che sono state qui 2 ore e farlo quasi per unirmi a quello che hanno provato loro durante tutta la trasmissione. Era... Capisco.
Senti, ma Luca Medici, dodicenne, giusto per capire, che tipo era? Un tipo alle prese con lo studio, un'infanzia tranquillissima, mai un episodio tipo Raul Bova che aveva il cane, non ce l'ho un fatto così. Non ce l'hai un trauma da dire, un trauma da dire, studiavo, ho fatto gli studi classici da 16 anni. La perifrastica passiva, questo è il mio ricordo del... Perché Checco secondo me avrà finito la quinta elementare forse, Checco o no? C'ha la terza media. La terza media obbligatoria. La terza media, oppure il diploma pagato. vabbè. A un certo punto Luca si è messo a suonare ai matrimoni. Ma perché gli piaceva suonare o per guadagnare qualcosa? No, fondamentalmente c'è una... Io avevo anche velleità da jazzista. Hai fatto il conservatorio? No, sono autodidatta. Autodidatta. Jazzista, ti piaceva il jazz? Mi piace tuttora il jazz. Poi ho visto che non si guadagnava granché e non sarei mai diventato un grande jazzista. E facevo anche i matrimoni, serate di piano. Ma cosa c'entra il jazz con i matrimoni? I matrimoni avrei avuto un altro repertorio. Non sì, è che facevi jazz ai matrimoni? No, mi cacciavo. Si lasciava negli sposi. Ecco, ai matrimoni cosa sono i pezzi più richiesti? Lauretta mia, poi c'è il primo ballo che a seconda della coppia che te lo scelgono. Di solito un brano che la coppia, per far vedere che mi fai un brano di Amy Stewart, che manco lo conosco, però per far vedere... Ah, io ho fatto, non me lo so spiegare, di Tiziano Ferro. Al tuo matrimonio? Sì, il primo ballo, no veramente, ti ho visto che farlo, purtroppo stasera non hai il pianoforte. No, ma sei ancora sposata? Sono ancora sposata. No, dai, un pezzo meraviglioso. Vabbè, no, stendiamo un pelo venoso. che tu hai rivoltato in... Sì. Io non me lo so spiegare, se non sbaglio. Era Sere Nere che ho rivoltato in altre. E perché a un certo punto, cioè il truccatore, il parrucchiere di Anna Tatangelo, perché ti ha ispirato? Ma quella è stata una cosa che ho fatto quasi di ripicca, perché sono stato scartato a Sanremo. Davvero? Sì, hanno preso il figlio di Battaglia, come si chiama? Daniele Battaglia, che il padre suona nei Pooh. Hanno preso il figlio di il Facchinetti, che è il padre suo nipo. Insomma, io evidentemente non sono un figlio di Pooh e non mi hanno preso a Sanremo. E ho scritto, te l'accenno perché dai, è un po' sporcacciona, ho scritto la vera storia dell'amico di Anna Tatangelo. Si sente? Sì. Benissimo. Sono quello che ci fa i capelli ad Anna, quello lì che dice lei nella canzone. Sono quello che sta sempre insieme a quella donna. Sono quello senza fare troppi giri di parole, il ricchione. Lei non sa che fino adesso ci ho mentito sulla mia sessualità, perché Gigi si era molto ingelosito e mi voleva licenziare. Ehi, ia già gamba. Cara Anna, puoi capire, mi vergogno. E per questo te lo dico un po' a fatica, però io, come del resto il tuo compagno, sono molto appassionato per trovi in sinonimo. Ho capito, vai avanti. Aspetta che arriva la... Ma la cosa assai più brutta te la dico mo'. Gigi sospetta sempre un po', e siccome che vuole essere sicuro, qualche volta viene a casa e non sai che male fa quando Gigi viene qua. Va avanti. Spiegami una cosa, Luca, ma come ti vengono? Cioè tu ti metti lì a casa tua, capurso, col pianoforte, la chitarra, sì. Come ti vengono? Cioè è tutta un'elaborazione, no, oppure ti vengono di getto? È difficile, perché poi ti devono venire a un certo punto. All'inizio era un gioco, le facevo con gli amici. Quando diventa una professione è brutto, si vive di ansie, perché devi trovare ogni giorno una cazzata per far ridere la gente, è terribile. Questa mi è venuta subito, era facile come cosa, però è un lavoro serio. Ti alzi la mattina, devi, invece di andare a fare, che sono impiegato. E tu come ti ispiri? Cosa fai? Guardi molta televisione, immagino. Sì, guardo YouTube mi serve adesso tantissimo. Devo chiudere per il tassativo, che tu sai cos'è, ma tra 3 minuti torniamo con Checco Zalone. Bentornati alle Invasioni Barbariche, siamo qui con la star di Zeli, Checco Zalone. Ma è vero
che quando, sei diventato una star adesso ti vesti, ti hanno visto da Dolce Gabbana, ti vesti firmato, vero? No. Chi l'ha detto? E mi hanno detto che ti hanno visto entrare da Dolce Gabbana in Corso Venezia e hai chiesto un guardaroba nuovo. Ah, era per l'amico mio, no, non c'entro niente. Non eri tu. E quindi non ti hanno guardato strano, perché no. Tu hai detto per il mio amico. Sì, sì, sì. E qui al nord, insomma, hai detto che ti trovi così così, sei rimasto giù a Capurso. E quando vieni cosa fai? Stai in albergo? No, vabbè, poi paradossalmente tutti i miei amici stanno proprio qui a Milano. C'ho più amici di Capurso a Milano che a Capurso. Perché quelli di Capurso sono venuti qua. È vero, no, si sono trasferiti e quindi sto. No, sto con loro, esco con loro. Ma quando fate le serate di Zelig, che tu ti esibisci, quanto dura? 6 minuti? 5 minuti? 10? 4 minuti. 4 minuti e mezzo. Ecco, tutto il resto del tempo cosa fai? 3 giorni. Lì è una tensione incredibile che poi sfocia in una soddisfazione se il pezzo va bene, perché è una trasmissione fatta bene. Cioè, ma lo provate tante volte? Due o tre volte lo proviamo. Facciamo la prova la domenica, poi facciamo una prima registrazione il lunedì e poi la facciamo di martedì. Solo che il pubblico è vero, non è come qua. No, bugia, a parte scherzo. È gente che è abituata a vedere il cabaret, quindi cioè, tutto quello che si vede in TV è la verità. E quindi quando ridono tu sai che sta funzionando. Il problema è se non ridono. È da piangere. Ma ti è mai successo? No, a Zelig mai, direi. No, è successo che qualche pezzo non andava bene. Non ha spaccato. Non ha spaccato, non l'hanno mandato in onda. Una volta è successo solamente. Però, no, io so che ne hai uno che non mandano in onda perché è troppo spinto. No, non lo posso. No, ma quello per carità. Mi caccia. Lo so. Ma invece, non so, Giovanotti è uno di quelli che ti vengono bene? Te lo faccio sentire? No, non so, vedi un po'. Una canzone che ho scritto nel tratto di viaggio da Sassari a Sassuolo. Parla della vita. Quando non ti senti vivo e non pensi positivo. Quando guardi la tua moto e c'hai quel senso di vuoto. E vorresti dar le botte alla gente della notte quando un raggio di sole fa crescere l'ortica. Quando hai perso le parole e ogni gesto è una fatica, poi arriva la fiducia nel prossimo, e viva la fiducia nel prossimo, perché se c'è la fiducia nel prossimo, ti si aprirà una finestra sul giardino, con le anatre, gli struzzi, gli stambecchi, le spigole, gli stafilococchi, le scalopandre, i saccaromicetti, gli skateboard e con tanti alberi di fufine. Ma Lorenzo è uno di quelli che poi l'ha cantato, siamo una squadra fortissima. Sì, perché sì. Vabbè, mi sembrava anche superfluo ricordarlo, sì. Tu hai spaccato con... Cosa ho spaccato? Hai spaccato? Com'è che si intitolava? Siamo una squadra fortissima. Ce l'ho, ce l'ho, perché bisogna ricordarsi a dove vieni. Ivan Zazzaroni. Ah, ti sei portato Ivan Zazzaroni, è meraviglioso. È il mio padre. E tu... Nasci con Siamo una squadra fortissima, che è stata... Avevo già fatto un'edizione di Zelig. Lo poi... so, però lì hai spaccato. Sì, lì ho spaccato. Mi piacerebbe raccontare come in breve come è nato. Ma ti prego. C'era questo tale Ivan Zazzaroni che io non conoscevo assolutamente. Se l'avevo visto, ma mi stava antipatico pure. Mi chiamò, disse, sono Ivan Zazzaroni. Io ho chiuso il telefono. Poi mi richiamò, sono Ivan Zazzaroni. Lo feci parlare, mi serve una sigletta e c'avevo da 2-3 mesi questo motivetto, insomma l'ho fatto in un giorno, non l'avevo nemmeno depositata alla SIAE, il pezzo va primo in classifica, un sogno che
non penso mi capiterà più nella vita. Sei diventato ricco. Non ho guadagnato un cazzo. Ma non è possibile. Cioè, oggi... Ma dai, ma non però si stava, sentiva non stava altro, stato dei mondiali, abbiamo vinto. Ho fatto le serate, sì, sì, in virtù di questa canzone, le serate, dappertutto. Ma il disco, non hai guadagnato quel sì, disco? Sì, poi sì, no, non si guadagna più niente. No. L'hanno scaricato tutti gratis. Chi è che c'è qualcuno che in ha effetti, pagato? Chi è che si va a comprare l'originale? Insomma, vabbè, comunque. E, beh, un tuo altro grandissimo classico è quando fai Carmen Consoli. Cos'è che ti ispira in Carmen Consoli? Mi piace tanti. Io sono 3 anni che scrivo per lei, solo che non lo sa. Volevo fare un esperimento, siccome siete una TV di nicchia, ripeto. Sì. Non l'ho mai fatto in TV questa roba qui. Ho pensato a lei per un basta pezzo. Basta che non sia oscena. No, io quando mai cose oscene, ma stiamo scherzando. È un pezzo di Carosone che io ho tradotto per ho arrangiato per Carmen Consoli. Quindi io leggo. Tu leggi la frase, io ti faccio la traduzione. Un attimo solo, entro nel personaggio. Entra nel personaggio. Fatto. Tene capille ricce ricce. Lauti boccoli ne compongono la chioma. L'occhio è brigante o solo un proverbiale, quello sguardo che blandisce. Ogni figliola s'appiccia se o vede e passa. Ogni donna al suo passaggio si inumidisce. La sigaretta mocca e tabagista. Una mano d'intasacca disoccupato. E se ne va a smargiasso per tutta la città. E in maniera tracotante. Ritornello. O saracino. E il saraceno. O saracino. E il saraceno. Bello guaglione. Mi provoca lo spasmo. O saracino. E il saraceno. O saracino. Che ho più volte citato. Tutte femmine fa sospirare. Mi induce a fare atti di onanismo. Qui ci vuole il vocabolario. È bello e faccia. Ma che bei tratti somatici. E belle core. E anche magnanimo. Sape fa amore. Intrattiene rapporti sessuali la cui durata è considerevole. È malandrino. È furbo. È tentatore. È un adulatore fine. Se lo guardate vi fa innamorare. Avrà delle dimensioni equine. Vabbè. Finita. È finita. No, ma che è finita la birra? La birra. C'è tutto un rito. La birra. No, Checco berrà la birra, immagino. Perché sennò che beve. C'è la birra, ragazzi. Doppio manto. Checco Zalone. Che cosa beve Checco Zalone? La birra. La birra. Evviva. Potrei dire cin. Cin. Alla 7. Ah. Sì. Come che hai detto, una TV di nicchia, nel senso che fanno questi programmi tipo 8:30 che non si capisce una micchia, però fa figo. Non è male, TV di micchia. Vabbè, caro Checco, se proprio non mi vuoi cantare quella, quella... No, non si può. È troppo sporca. No. Guarda che noi qua siamo molto. Sai, la TV di nicchia è trasgressiva. Beh, vabbè, la faccio. è sporcaccionissima. Un attimo solo. Un attimo. Ma girati un po' verso l'alto. Pure una scrivania di nicchia, cioè. Parla della mia prima esperienza in Brasile con prostituta brasiliana. Cominciamo bene. Quante è? 10 euro. Così poco? Non ha arrivato l'inflazione a Rio de Janeiro? No, 10 euro. Non avevo accorto di piccolo difetto fisico. O dente spurgente. E ho scritto questa canzone, forse il titolo è meglio che... Sì, è meglio. Non diciamo, buchino rigato. Silenzio se non si capisce. E ho incontrato una ragazza d'Ipanema che faceva chigno a basso costo. Faceva pure scontri non fiscal, scaracal. Ma io non mi accorto che teneva i denti sporgenti. Dissi, ma dai, non fa niente. Ma probabilmente era meglio che me ne scappavo. Ah, non ti dico dolore. Non ti dico bruciore.
Ah, basta, fermati, fermati. Ti pago lo stesso. Mi disse dammi la partita IVA. Gli disse dammi un po' da pasta abrasiva. Scusami nina, posso farti una domanda senza sembrarti un po' maligno? Anche se parente di Ronaldinho. La scancelliamo questa. La sono in diretta, non possiamo scancellarla. Non te l'avevano detto che eravamo in diretta, ma sì, dai. E la mamma adesso cosa dice? Non è più mia madre. E Mariangela? No, Mariangela, cosa dirà? Mariangela, non so se sta, perché io la mando a letto alle 11. Se sta sveglia, penso che apprezzerà. Dai, saluta Mariangela. Ciao Mariangela, ti amo. Checco Zalone! Grazie! Vieni con me.